I miei hanno il tetto del garage in amianto, però non c'è modo di fargli cambiare idea. È vero, Giorgio, ci sono ancora molti tetti in amianto. Infatti, nel casalente è stata aperta un nuovo bando per la bonifica, anche se molti genitori sono resti a farlo perché sono indecisi e perplessi. Bisogna sbrigarsi, però, perché il tempo è ancora poco. Però i soldi per la bonifica ci sono come? Ma c'è chi non vuole spendere, dato che il tetto è in buono stato e sarebbero soldi sporcati. Anche un tetto che pare integro per riparare delle figlie che mi hanno nell'aria. Ma come si può far capire una cosa così importante ai genitori? Ehi raga, certamente non facendoli sentire l'ultima canzone di Fedez, l'amore è internet. No, perché il video è inguardabile. La mia sorellina mi ha dato un libretto che mi ha fatto a scuola. C'è una musica rap che invita tutti ad utilizzare i contributi pubblici del 50%. Beh sì, anche nel mio paese è appena fuori casale e pieno zeppo di tutti in amianto. Ma come si fa a far finta di niente? Se non si toglie adesso tutta la mia tra i denti e se non si cerca il polverino rimasto in giro. Chiunque può respirarlo, poi sono carte. Sono cavoli. Prof. Ma che prof? Tardito, come stai a Montalbano? Allora, Michele, ci aiuti? Ci provo, ragazzi. Allora, mi raccomando, ascoltate i vostri ragazzi. Non possiamo certo cancellare il dolore, ma possiamo risanare i cortili, le case e soprattutto i nostri cuori e il nostro futuro. Mi raccomando. E a me!